Seduta, lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Ariano, Carlone, Tosatti ha scritto a me Isabella. Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, siamo 14, quindi possiamo aprire la seduta, ci sono 10 assenti e, più la Presidente, e ci sono 4 giustificati e sono i consiglieri Gugliotta, Gunnella, Stelitano e Tosatti. Quindi apriamo subito la seduta, nominiamo prima gli scrutatori di oggi che sono i consiglieri Rinaldi, Giannone, Carlone. Il primo punto di oggi è una proposta di deliberazione avente ad oggetto approvazione del calendario relativo allo svolgimento delle operazioni di voto per il rinnovo degli organi di gestione dei centri anziani del Municipio Roma VII, regolamento dei centri sociali anziani, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 28 del 13 dicembre 2010. Prima di iniziare la discussione vorrei dire che ci sono delle osservazioni in merito alla proposta che sono già state discusse nella Commissione, perché lo stesso ufficio amministrativo faceva responsabile appunto della delibera, faceva notare che sarebbe esatto correggere i punti 1 e 2, quindi erano già state inserite nel testo dell'espressione di parere e sono oggi qui in copia, ripeto, sono trattandosi di atto amministrativo, sono osservazioni proprio comunque accettate in commissione, sono delle osservazioni puramente tecniche. Credo che ci siano le copie non ci sono le copie? Sì, ci sono le copie perché me l'aveva detto. Esatto, ci sono le copie, quindi per chi volesse leggerli, coloro che erano in commissione sanno già di che si tratta. E quindi nella discussione terremo a mente anche questo. Sì, facciamo un'unica discussione assolutamente. Non c'è bisogno di fare emendamento? O sì, lo votiamo come emendamento? Allora sì, facciamo una cosa, trattandosi di delibera di ufficio lo trattiamo come emendamento, quindi verrà proprio discusso come emendamento alla fine della discussione, votato e poi votata la delibera. Bene, apriamo subito con il relatore, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, questa è una proposta di delibera, come diceva la Presidente, per l'approvazione del calendario relativo alle operazioni di voto per il rinnovo degli organi sui centri anziani, quindi diciamo è una delibera operativa e di prassi. Andrei a leggere effettivamente quelli che sono i mandati in scadenza dei comitati di gestione e vado ad elencarli. Abbiamo il comitato del Centro Sociale Anziani Quarto Miglio con scadenza 4 dicembre 2017,
Centroni 16 dicembre 2017, Morena 11 dicembre 2017, Spartaco 29 gennaio 2018, La Torretta 5 febbraio 2018, Romanina 12 febbraio 2018, Cinecittà Est 19 febbraio 2018, Villa Lazzaroni 5 marzo 2018, Villa Lais 28 aprile 2018, San Giovanni 10 dicembre 2018. All'interno della delibera viene comunicato che il presidente del Centro Sociale Anziani San Giovanni ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e per questo motivo gli iscritti al Centro Sociale Anziani San Giovanni sono tenuti ad eleggere il collegio di garanzia municipale. Vengono riportati quelle che sono le condizioni di eleggibilità dei candidati e viene poi riportato il parere di questa della Commissione Politiche Sociali, che si è espressa un parere favorevole rispetto a questa proposta di deliberazione e le relative modifiche poste poi quindi a questo punto l'impegno per questo consiglio è quello di consentire di procedere a questa procedura amministrativa per l'elezione dei presidenti dei comitati di gestione degli elenchi dei centri anziani precedentemente indicati. Non so se posso già illustrare adesso le modifiche apportate. Si tratta di due semplici modifiche relative ai punti 1 e 2, quindi al punto 1 viene richiesto di sostituire il testo aperte virgolette di indire le elezioni dei presidenti e dei comitati di gestione presso i centri sociali anziani secondo il calendario di seguito indicato chiuse virgolette con il testo di indire le elezioni dei presidenti dei comitati di gestione e dei membri eleggibili in seno al collegio di garanzia municipale presso i centri sociali anziani secondo il calendario di seguito indicato. Al punto 2 del deliberato si richiede di sostituire il testo aperte virgolette di indire le elezioni per il collegio di garanzia dei comitati di gestione non tenuti a rinnovo degli organi gestionali presso il centro sociale anziani via Beria il 27 marzo 2018 con il testo di indire le elezioni per collegio di garanzia del comitato di gestione non tenuto a rinnovo degli organi gestionali presso il centro sociale anziani via Iberia il 27 marzo 2018. Relativamente all'ultima parte della delibera viene spiegato che l'urna relativa all'elezione del collegio di garanzia verrà conservata fino al termine delle operazioni di voto in tutti i centri sociali anziani. Lo spoglio delle schede avverrà presso i locali del municipio in seduta pubblica in data 5 giugno 2018. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, sì, certo. Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Ovvio questa si tratta di una delibera, appunto diventa una presa d'atto da parte di questo Consiglio, perché come prevede il regolamento per i centri anziani si deve andare a rinnovo dei comitati di gestione. In tutto l'elenco, ci tengo a ribadirlo in questo momento che stiamo discutendo appunto del rinnovo di gran parte dei centri anziani che ci sono sul nostro municipio, mancano due dell'elenco, ne abbiamo discusso anche in commissione, ovvio che sono per motivi diversi ma comunque che sono all'attenzione di questo municipio e che sono stati anche oggetto di diverse interrogazioni e di successivi impegni che abbiamo preso all'interno delle commissioni competenti, e sono in particolare il centro anziani di Cinecittà e il centro anziani di Villa Fiorelli. Tutte e due conosciamo bene la situazione, lo stato in cui si trovano e l'auspicio è che all'interno di questo non solo rinnovamento degli organi di gestione dei centri anziani che sono presenti sul nostro municipio, accompagnati anche da una revisione importante del regolamento che li dirige e li caratterizza, è ovvio che l'auspicio è quello che si ritrovi anche lo spirito per riportare questi due centri anziani ad una loro operatività compiuta. La discussione sul primo è legato a questioni di carattere strutturali, ma abbiamo ben presente che i problemi anche di gestione interna non mancano.
su Villa Fiorelli, come abbiamo discusso appunto in un'interrogazione recente e anche in commissione, è invece opportuno aprire un lavoro di confronto e di dialogo con le realtà presenti sul territorio, ma anche con chi negli anni ha comunque mantenuto quel centro anziani aperto e vivo. Quindi l'auspicio è che, al di là delle prese d'atto che siamo, diciamo, oggi chiamati a fare, che poi all'interno della riorganizzazione generale di, mi pare che sono 14 in tutto, centri anziani che ci sono, insomma tutte le strutture che ci sono sul nostro municipio tornino ad essere operative, anche dei centri di aggregazione importanti per le fasce più anziane della nostra, del nostro municipio. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, io... Ah, ci sono interventi? Alla fine, prima c'è la discussione sugli emendamenti, no? Sì. No, discussione più che altro votazione. E quindi dichiarazioni di voto sugli emendamenti. Ci sono dichiarazioni di voto sugli emendamenti? No. Allora, votiamo gli emendamenti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Questo è l'emendamento primo, bisogna fare due votazioni. Li facciamo tutte e due. Ok. Allora, vi dico subito. Mi suggeriscono che è meglio votarli uno per volta. Anche se per me considerati tecnici, quindi li stavo votando tutti insieme, ma mi sembra corretto quello che mi viene suggerito. Assolutamente. Quindi punto 1. È votato. Punto 2, tanto avete le copie, è quello di indire le elezioni per il collegio di garanzia, eccetera, eccetera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Perfetto. Sono entrambi approvati e credo all'unanimità. All'unanimità. Benissimo. Adesso passiamo alla delibera, quindi possiamo dare l'ultimo intervento al relatore e poi passiamo alle dichiarazioni di voto. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, in merito all'intervento della consigliera che mi ha preceduto, volevo dire che noi accogliamo favorevolmente quelle che sono state le indicazioni e i suggerimenti, in realtà già ci stiamo lavorando, nel senso che per quanto riguarda il centro anziani di Cinecittà si sta avviando la procedura e sta continuando, insomma, sta seguendo il suo iter per arrivare a compimento e finalmente, insomma, riportare la normalità a questa situazione, diciamo, atavica. Relativamente a Villa Fiorelli, come annunciato anche dalla Presidente del Municipio in questa sede, è intenzione della commissione che rappresento di affrontare l'argomento nel dettaglio e quindi aprire un tavolo di confronto con tutte le realtà coinvolte. Quindi accogliamo assolutamente queste proposte sulle quali in effetti già stiamo lavorando. Grazie. Dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, se non ci sono dichiarazioni di voto, a questo punto io direi di passare direttamente alla votazione sulla delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questa all'unanimità, credo, vero? Sì, allora è stata votata all'unanimità e votiamo adesso l'immediata eseguibilità. Favorevoli all'immediata eseguibilità? Contrari? Astenuti? Concessa. Bene. Possiamo passare ora al secondo punto, che è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Rinaldi,
Tosatti, Principato, Guido, Toti, Giannone, Giuliano, Tripputi, La Zazzera, Lazzari, Ariano, Pompei, De Chiara, Candigliota, Alabiso, avente ad oggetto promozione della formazione del programma preliminare relativo all'ambito per programmi integrati di intervento urbanistico, PRINT, ex L179-1992 articolo 16, prevalentemente residenziale IX2 e IX2A arco di travertino Tor Fiscale, ai sensi dell'articolo 53,5 delle norme tecniche amministrative delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. Cominciamo subito con la relazione. Chi di voi? Consigliere Rinaldo. Allora, praticamente, buongiorno a tutti, si tratta di un print che in realtà era già stato, cioè che sta in lavorazione da diversi anni, nel senso che c'è stato un processo partecipativo molto approfondito da parte della consigliatura precedente, per cui sono state raccolte una serie di opere che sarebbero dovute essere realizzate a fronte dei contributi dei vari proponenti al print. Quello che è stato fatto è stato quello di recuperare questa lista per cercare di dare un po' un impulso anche al Dipartimento Periferie e indirizzare in maniera più, di dare appunto di accelerare un po' il processo. Nelle commissioni che abbiamo fatto abbiamo riascoltato nuovamente sia gli uffici sia il territorio e abbiamo individuato quelle che dalle 40 e rotte opere che c'erano nell'elenco formato in precedenza abbiamo fatto un'asciugatura di quelle che potevano essere invece portate avanti con una priorità più efficace. Detto questo, non è che le opere sono state cassate o sono state eliminate, cioè le opere sono comunque le 12 che erano previste nella lista precedente e quelle che invece non saranno oggetto della prima considerazione sono comunque allegate nell'atto di deliberazione, di risoluzione, scusate. E vado a leggere l'atto, un po' lunghino però. Allora, quindi promozione della formazione del programma preliminare relativo all'ambito per programmi integrati di intervento urbanistico PRINT, ex legge 179-92 articolo 16, prevalentemente residenziale, IX2-X2A, arco di travertino Tor Fiscale, ai sensi dell'articolo 53,5 delle norme tecniche di attuazione del PRG. Premesso che con deliberazione numero 18 del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2008 è stato approvato il nuovo piano regolatore generale, da ora indicato come PRG, che il nuovo PRG individua nel programma integrato lo strumento più idoneo per rispondere alla molteplicità delle esigenze locali e dalla necessità di riqualificazione diffusa in zona, caratterizzate da una urbanizzazione disordinata e carente dei servizi essenziali. Che il programma integrato è lo strumento più idoneo per soddisfare le esigenze locali, per ricucire le separazioni fra situazioni nate autonomamente con matrici e tempi diversi e per riqualificare gli ambiti urbani dal punto di vista urbanistico, edilizio ed ambientale. Che in merito al programma integrato, l'articolo 53,3 delle norme tecniche di attuazione, da ora indicate come NTA del PRG, recita che tale programma è promosso e definito secondo le forme, le procedure e i contenuti di cui all'articolo 14, salvo quanto previsto al comma 5 e si applica ad ogni singolo ambito o più ambiti contigui o prossimi. Che l'articolo 53,4 delle norme tecniche di attuazione prescrive inoltre che i programmi integrati sono di competenza dei municipi secondo quanto previsto dall'articolo 13,8. Che con deliberazione della Giunta Capitolina 192-2014 l'amministrazione capitolina ha approvato la definizione coerentemente con l'articolo 53,4 delle NTA del PRG delle modalità di formazione e approvazione dei programmi integrati della città da ristrutturare. Considerato che gli ambiti dei programmi integrati IX2 e IX2A sono contigui ed investono una porzione del quartiere di Tor Fiscale in prossimità della zona di recupero urbanistico del previgente PRG zona O nucleo numero 22, caratterizzata da situazioni e problematiche simili,
che il contesto urbano in esame è caratterizzato dalla presenza di notevoli preesistenze archeologiche, come gli antichi acquedotti, così come dalla presenza dell'antica viabilità, quale la Via Latina, il cui tracciato oggi coincide con la via Campo Barbarico, che tale asse viario assume oggi la funzione di elemento urbano strutturante l'assetto del quartiere e quindi appare necessaria una sua riqualificazione sia funzionale che di recupero della sua rilevanza storica, che si ritiene opportuno pertanto inserire tra gli obiettivi del PRINT gli interventi previsti nell'ambito di via Campo Barbarico, coincidente sostanzialmente con l'ambito soggetto a vincolo archeologico ed inoltre interventi compresi nella zona 8 Re del Fiscale, che l'intero ambito dei PRINT in oggetto, nonché dell'intero quartiere di Tor Fiscale, è interessato dal piano territoriale paesistico 15/12, Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti, approvato nel 2010, che detta precise prescrizioni tecniche per la riqualificazione paesaggistica della zona, che lo schema preliminare degli ambiti dei PRINT in oggetto è stato approvato dalla Giunta Municipale dell'ex Municipio IX con delibera 1/2012, che il suddetto schema di PRINT per soddisfare le esigenze della zona a seguito di un ampio processo partecipativo svoltosi nel periodo precedente alla stesura del PRINT stesso ha individuato numero 43 opere pubbliche da realizzare. Al fine di avviare le procedure di attuazione del PRINT in questione, secondo il criterio della massima fattibilità e di un'attuazione per successivi stralci e fasi nel confermare le opere pubbliche già definite nel PRINT adottato nel 2012, tra queste ultime sono individuate in ordine di priorità le seguenti: Piazza del Mausoleo su via Campo Barbarico, area già di proprietà comunale di metri quadri 1700, ex opera 23. Asilo su via di Tor Fiscale e sistemazione verde, area di metri quadri 12.896, ex opera 27, unita con l'opera 19. Porta al quartiere, ristrutturazione della via Latina, spazi attrezzati e parcheggi, ex opera 16. Completamento viabilità Torre Branca e raccordo viario ad anello tra vicolo Torre del Fiscale, via Quinzio Flaminio, via Colle Terrigno, via Basiliolo e complanare Appia Nuova, area pubblica metri quadri 12.800, ex opera 1E e opera 28. Piazza su via Tor Fiscale, incrocio via, via Colle Terrigno, area già di proprietà comunale, metri 971, ex opera 4. Realizzazione verde, zona Torre del Fiscale, ampliamento parco, area già di proprietà comunale, occupata abusivamente da sgomberare, metri quadri 25.000, ex opera 8B. Ampliamento del parco di Tor Fiscale verso Porta Furba, con recupero di via Sulpicio Rufo, area in parte già comunale di metri quadri 25.000, ex opera 8A. Adeguamento di via Demetriade tra via Frascati e via Grotta Ferrata di metri lineari 300, ex opera 2. Adeguamento di via Demetriade tra via Grotta Ferrata e Appia Nuova, metri lineari 585, ex opera 2B. Nuova viabilità ciclo pedonale tra via Campo Barbarico e via Torre Branca, metri lineari 500, ex opera 20. Nuova viabilità ciclo pedonale tra via del Carrocceto e via Anzio fino a via Demetriade, metri lineari 350, ex opera 18. Spazi pubblici e parco tra via Anzio e via Demetriade e riqualificazione via Frascati, totale in area parte pubblica metri quadri 17.400, ex opera 10, 11 e 12. Quindi tutto ciò premesso e considerato, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione prima nella seduta del 30/10/2017, il Consiglio del Municipio 7 risolve di impegnare assessori e gli uffici competenti a promuovere la procedura per l'approvazione del programma integrato ai fini di quanto previsto dalla delibera 192/2014 relativo agli ambiti X2 e X2A prevalentemente residenziale, di inserire tra gli obiettivi dei PRINT gli interventi previsti nell'ambito di via Campo Barbarico, coincidente sostanzialmente con l'ambito soggetto a vincolo archeologico, ed inoltre interventi compresi nella zona 8 Re del Fiscale, a confermare le opere pubbliche individuate nel PRINT approvato nel 2012 con la delibera di giunta municipale numero 1, individuando tra queste quali obiettivi pubblici in ordine di priorità, primo stralcio, le opere pubbliche che abbiamo letto prima, perché comunque sono quelle. Ecco qua, diciamo che abbiamo concluso la lettura, il percorso, ripeto, c'è stata partecipazione sia degli uffici locali sia del PAU, perché poi nella stesura finale della risoluzione abbiamo comunque richiesto anche un parere, diciamo, al PAU, e quindi niente, diciamo che questo è il secondo print di questo municipio e speriamo che si continui, insomma, con questa velocità nell'approvazione di queste risoluzioni. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Quello che ci domandiamo rispetto alla risoluzione che arriva oggi in aula è perché solo oggi il Movimento 5 Stelle rispolvera il vecchio print,
un programma integrato di ben 35 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche nel quartiere di Torre del Fiscale. Quali quindi le opere che si potranno realmente realizzare con il contributo dei privati? La repentina e nuova risoluzione pentastellate vuole veramente salvaguardare l'interesse pubblico realizzando opere pubbliche necessarie al quartiere, o diversamente oggi per il Movimento 5 Stelle è una questione di numero di atti da portare tout court in consiglio? Naturalmente in commissione abbiamo visto che l'interesse generalizzato per fare alcune opere era generalizzato, vuol dire condiviso. Quindi queste sono veramente le domande che molti cittadini ci pongono. Quali realmente le opere pubbliche che si possono realizzare? È necessario fare un quadro generale, perché questo print parte da molto lontano, quindi viene approvato nel 2012, è stato elaborato da tecnici interni del municipio, approvato con una delibera di giunta del 16 aprile 2012, anche se tutte le criticità al tempo evidenziate da molti cittadini non sono state superate, vedi petizione numero protocollo 82371 e protocollo 82376 che riguardano i cittadini di via Monteporzio e via Montecompetri, il piano oggi è ancora un valido strumento urbanistico di attuazioni che attraverso risorse pubbliche e private propone una riqualificazione funzionale e ambientale del quartiere attraverso la realizzazione di opere pubbliche, il tutto per migliorare i servizi del quartiere. In particolare io ricordo, e gli atti lo determinano, che il quadro economico preliminare proponeva, salvo gli attuali accorpamenti e le opere ritenute inutili dall'attuale maggioranza, opere prioritarie relative alle infrastrutture 13 milioni e 600, sono tanti, opere per l'edilizia pubblica la somma di 8 milioni 372, opere per il verde pubblico e la sistemazione ambientale la somma di euro 12 milioni. Tutto un totale, naturalmente, che fa scopa con un 35.041.485,37. Naturalmente questo è il progetto certificato e il contributo che dalla sommatoria delle aree a tessuto edificabili, secondo il progetto approvato, dove nella delibera numero 1 vengono menzionate tutti gli elaborati e fanno parte integrante della stessa delibera di giunta, non possiamo mettere in discussione. Se tutti i privati che esistono o vogliono aderire al bando di sollecitazione, questo è l'importo che quel territorio realmente dovrebbe sviluppare, ne saremmo ben lieti. Però nella risoluzione che oggi ci accingiamo ad approvare, viene modulata, diciamo, l'elenco delle opere e la priorità delle opere. E quindi nel punto numero uno, al punto numero uno, le opere pubbliche, dice opera numero uno, e l'opera già al tempo si chiamava opera 24, la piazza del mausoleo tra Campo Barbarico e via Monte Onorario, un'area di 1700 metri quadrati, che per un costo parametrico formulato dagli uffici, certificato per 300 euro al metro quadro, verrebbe l'importo di 510.000 euro. Giustamente in commissione ho detto: come mai si sceglie l'opera numero uno, una piazza, rispetto a un asilo che viene al posto numero due? Qualcuno mi risponde: perché l'area è già di proprietà del comune. Bene, mi dicono peraltro che forse quest'area potrebbe essere realizzata addirittura prima, con risorse diverse da quelle del print. Meglio ancora, allora la potremmo cassare. E naturalmente andiamo al punto numero 2, verde attrezzato sportivo e asilo nido su via di Torre del Fiscale. Questa comprende due opere, l'ex opera 19 e l'ex opera 27. Bene, la prima, il verde sportivo che doveva essere realizzato in questa grande area,
un'area di 12.896 a margine di via Appia, doveva accogliere quello che comunemente si chiama verde attrezzato, quindi ha necessità di un'area dimensionata e approvata dal piano. Mentre invece l'asilo nido, che doveva essere realizzato su un'altra area, un'altra zona che non è quella di via di Torre del Fiscale, era l'opera 27, su un'area di 1.184 metri per un totale di 1.184, quindi un totale per realizzare tutte e due le opere di 2.200.000. Mi domando, questa scelta di realizzare nell'area degli impianti sportivi l'asilo nido va bene, ma dobbiamo dire, ci andranno tutte e due dentro la stessa area? E si potranno mai realizzare le risorse finanziarie da piano? Bene, di fatto su un'area che è destinata a un solo intervento, vedi verde sportivo, in variante al piano, al print, si prevede sia la realizzazione dell'asilo nido, sia la realizzazione del verde sportivo. Naturalmente io non so se prima bisogna fare la variazione al piano oppure basta la nostra risoluzione per determinare questa scelta. Io in commissione l'ho detto, lo ridico, metterei al primo posto tout court asilo nido nell'area intera, anche completando il verde attrezzato a sport, però metterei al primo posto assolutamente l'asilo nido. L'ho detto in commissione, lo ridico in aula, ma naturalmente questa è una risoluzione approvata già in commissione. Ci domandiamo l'elenco delle opere, i nuovi numeri, il costo delle opere allo stato attuale sono reali? Solo di queste due opere, oppure è un'utopia urbanistica? O si approva tout court un progetto, oppure una variante deve comprendere il tutto, perché il piano deve fare linearmente scopa con i numeri totali e generali. Certo, i numeri fissati dal print restano numeri, le aree libere a tessuto sono già state determinate dagli uffici e sono certificati, quindi applicando gli indici territoriali in linea teorica, man mano che si formuleranno le adesioni dei privati al piano, si dovrebbe realizzare un contributo straordinario pari a quello fissato dallo stesso piano e di fatto dette somme entreranno nelle casse del Campidoglio, che dovrà impegnare attraverso il piano triennale delle opere pubbliche quello che c'è contenuto in tutto il print. Resta di fatto che, vista le forti crisi immobiliari, vista la situazione generale del sistema, non sarà facile trovare le giuste adesioni. L'abbiamo valutato questo in commissione. Quindi forse i cittadini residenti, a fronte della premialità di cubature fissate dalle norme, non sono più in grado di presentare progetti esecutivi e quindi di fatto molti non aderiranno più al piano. Diversamente, i proprietari dei piccoli villini, con porzione di terreno che diparte su via di Campo Barbarico, sicuramente avranno delle difficoltà su un accordo che prevede la demolizione e la realizzazione dell'Andra 1, magari, ma sicuramente, conoscendo la mentalità di chi ha realizzato nel tempo i piccoli manufatti, le piccole ville, non accetteranno di il programma di demolizione e cessione delle aree e andare a concentrarsi nell'arce individuate tra via Demetriade, via Frascati, via Anzio e via Grottoferrata. Questa è una criticità che sicuramente dovrà essere affrontata con strumenti più sicuri. Ci sono delle cose quindi che non convincono di questa proposta, ad esempio i tempi della presentazione dell'atto, ma soprattutto un po' di ipocrisia da parte del Movimento, che negli anni passati non ha rivolto un'attenzione particolare ai programmi print, che restano, lo ridico, uno strumento valido a livello, con tutte le criticità, ma restano uno strumento valido per riqualificare. In particolare è necessario ben definire le priorità delle opere pubbliche anche in relazione alle risorse disponibili, il tutto definito in un cronoprogramma reale
entrate sicure in un tempo certo. Il programma integrato print è uno strumento previsto dalla normativa, lo diceva. Tempo scaduto. Quindi, giusto per concludere, volevo solamente dire, sarebbe il caso di inquadrare anche il tutto, e peccato che non è stato fatto in commissione, c'è una nuova legge regionale, la legge del 18/7/2017, del numero 7, che riguarda la rigenerazione. Questa può dare una forte volano alla print. Questa potrebbe sicuramente non indurre i cittadini che hanno delle aree destinate al rinnovo e alla concentrazione edilizia di ritrovarsi dei metri cubi di calcestruzzo, di cemento sotto casa. Anche se allo stato attuale la situazione... Il tempo è scaduto, è passato già un minuto. Finisco nell'ultimo paragrafo, mi perdoni Presidente. Anche se allo stato attuale la situazione di non legittimità della giunta municipale difforme rispetto allo statuto non ci consente ancora di votare alcun atto proposto in consiglio, saremo determinati... Ma non siamo alla dichiarazione di voto, la dichiarazione di voto verrà dopo. Quindi siccome il tempo è scaduto, adesso continuiamo con gli interventi. Grazie. E poi dopo faranno la dichiarazione di voto. Saremo sicuramente attenti all'approvazione per una rigenerazione complessiva di tutto il quadrante e attenti a un piano che possa salvaguardare anche l'edilizia spontanea che negli anni è divenuta storica e fondamentale per molti cittadini che risiedono a Torre del Fiscale. Grazie. Bene, quindi il Partito Democratico ha già fatto la dichiarazione di voto, visto che è sforato già il tempo, l'avevo chiesto di fermarsi, ha continuato su un argomento che non era quello giusto, era la dichiarazione di voto che viene dopo. Quindi andiamo avanti con gli interventi, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, consigliere Guido. Grazie Presidente, oggi è una bella discussione sul print, facciamo il quadro come è stato richiesto, perché è importante fare i quadri. Allora, premesso che questa risoluzione ha avuto un percorso piuttosto lungo, sono state fatte 3 o 4 commissioni, cominciate prima dell'estate con i tecnici, con una discussione ampia fra i consiglieri. E io mi sono appuntato un po' di cose mentre negli interventi precedenti, mentre c'erano gli interventi precedenti. Allora, si è detto che i cittadini chiedono per quale motivo il gruppo Movimento 5 Stelle è andato così velocemente a fare questa risoluzione. Allora, io penso questo, penso che con i cittadini bisognerebbe parlarci, perché evidentemente non si è parlato abbastanza con i cittadini, no? E mi riferisco al Partito Democratico però, non al Movimento 5 Stelle. Intanto questo print voglio far presente che è passato con delibera di giunta del 2009, ex municipio nono, parliamo di 5 anni fa, 5 anni fa. Quindi quando si dice in modo repentino, 5 anni, a che repentino? E dico anche che con i cittadini bisognerebbe parlarci di più, perché forse non ci hanno parlato i consiglieri del Partito Democratico con i cittadini per quanto riguarda il print, perché il percorso partecipato nella scorsa consigliatura l'ha fatto da sola la Presidente Fantino. Forse per quello ci sono anche i video su YouTube. Forse perché per la prima volta in questa consigliatura anche i consiglieri del Partito Democratico hanno visto gli atti sul print, perché l'abbiamo portati noi in commissione, cioè noi del Movimento 5 Stelle. Cioè 4 anni di consigliatura e non hanno mai visto un atto del print di Tor Fiscale in commissione. Forse non ci hanno parlato così tanto con i cittadini, ecco. Però la Fantino ci ha parlato invece tantissimo, quindi almeno vi controbilanciate, ecco. Quindi se si parla di trasparenza e di informazioni, forse dovete ringraziare noi e non la Fantino, perché abbiamo portato gli atti in commissione, oltre ai tecnici in commissione. Per quanto riguarda invece l'aspetto delle opere, allora
erano presenti a seguito di questo percorso partecipato all'interno del quartiere ceditor fiscale, con le associazioni, i comitati, i cittadini, eccetera. Mi sembra 49 opere più o meno. Che cosa vuol dire? Che quando il Dipartimento PAU si è visto sul tavolo un documento con 49 opere, cioè io presumo che possa aver pensato, e mo che faccio? Cioè, da dove comincio? 49 opere, 49, cioè sapete quanti sono i privati che hanno dato assenso alla partecipazione a questo print? 3 per 49 opere. Quanti milioni di euro sono? Quanti erano? Visto che era informatissimo, prima dice che era informatissimo, poi però informatissimo sulle cifre, strano. 49 opere, allora che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cercato, anche con l'ausilio tecnico dell'architetto Cocchia, che ringraziamo, ma anche del PAU, che questa volta ha collaborato, perché fortunatamente ci parla con noi. E ci hanno anche dimostrato le loro problematiche. Quando si vedono 49 opere, cioè che ognuno porta un'opera, un cittadino porta un'opera, un assessore porta un'opera, il presidente porta un'altra opera, cioè all'interno di questo macro, io penso, cioè non so neanche quanto funzionale, c'è percorso un po' così, c'è anche un po' scuro, ci sono ritrovati 49 opere che non sanno che fare. Quindi noi che abbiamo fatto? Ci abbiamo fatto quello che abbiamo concordato anche con la parte tecnica, cioè un'asciugatura. Cioè, cosa vuol dire? Che da queste 49 opere abbiamo cercato di accorpare, cioè fino ad arrivare a un numero di 12, cioè dando anche una priorità importante. Qual è l'opera prioritaria per il territorio? È senza dubbio l'asilo, perché lo richiedono. Allora, sapete nell'atto precedente a che numero stava l'asilo? Appunto, bravissimi, esatto. Evitiamo il dialogo, per favore, evitiamo il dialogo. Io vi dico che stava nella seconda metà della lista, su 49 opere. Va bene. Consigliera Vitrotti, per favore, dopo avrà modo di replicare. Ma dopo replicano, ma tanto non c'è granché da dire qua, Presidente. Per favore, esatto. Adesso basta. Non voglio partire con i richiami, Vitrotti, per favore, il prossimo è un richiamo. Perché per poter essere credibili in quest'aula bisogna fare anche un percorso di anni con i cittadini. Qui, cioè, ripeto, gli atti li abbiamo portati noi, quindi cioè, dobbiamo anche capire dove sta questa credibilità. Per quanto riguarda l'asilo, certo che per noi è importante, l'abbiamo messo come opera seconda, come già si è detto, come opera prima, come già si è detto anche questo, c'è l'area della piazza del Mausoleo su via di Campo Barbarico, perché è un'area già di proprietà comunale, perché su quella abbiamo più o meno certezza che si possa fare qualcosa. Cioè, come funziona un print? Perché lo spieghiamo anche ai cittadini. Allora, c'è questo strumento urbanistico che si chiama print, ci sono dei privati che acconsentono ad aderire a questo print per fare delle opere loro, ovviamente, ma per creare dei servizi e delle strutture pubbliche nei quartieri. Non è neanche detto che se creano servizi pubblici e strutture nei quartieri, cioè poi la cubatura la debbano spendere nel quartiere stesso. Cioè possono andare anche a Spinaceto, possono andare dove vogliono. Quindi se il privato aderisce al print, che cosa succede? Che fa un progetto, no? Fa un computo economico, cioè in base al progetto che ovviamente è scritto dal privato, non mi aspetto grandi benefici per la parte pubblica, no? C'è questo progetto, poi arriva al PAU, che è il Dipartimento Urbanistica, che dice sì mi piace, sì non mi piace, accetto o non accetto. Ebbene, questa procedura, che è andata molto bene, cioè adesso vi dico anche il motivo, sapete quanti print sono stati fatti su Roma negli ultimi 5 anni? Zero. Ecco, immaginate questa fantastica procedura, c'è dei print tanto detti e tanto parlati. Noi già abbiamo votato in quest'aula una risoluzione sul print, cioè sul print di Capannelle. Lì c'era un privato, qui ce ne sono tre, sono due print piccoli, quello di Capannelle era ancora più piccolo,
va bene? Allora c'è stato questo processo qua, noi come parte municipale che abbiamo detto al PAU, PAU fermati, perché il privato ti ha fatto un'offerta, tra virgolette, nel senso che era il progetto, da computo economico, e il PAU doveva dire sì, no. Gli abbiamo detto fermati, perché noi badiamo anche all'interesse pubblico, essendo municipio, essendo istituzione pubblica, abbiamo fatto una risoluzione in cui abbiamo ribaltato le cifre a favore del pubblico. Ecco che cosa abbiamo fatto. Sul print editor fiscale ci sono tre privati che ancora devono accettare in maniera definitiva l'accettazione, cioè la partecipazione a questo print. Se il privato che ci consentirà di fare questo asilo, questo nido, cioè non parteciperà e al print, cioè l'asilo non si fa. Cioè non si fa perché i fondi del privato non vanno nelle casse del pubblico che servono per fare l'asilo. Questo è il punto, va bene? Ecco perché sta al numero 2 questa opera, che è importante, ma sta l'opera 2 perché l'opera 1, essendo area comunale, sappiamo già che in qualche modo possiamo cominciare ad agire per mettere in sicurezza un quartiere che è abbandonato totalmente da anni, anni, anni. Ecco, parlate anche di questo coi cittadini. Quindi, per concludere, io devo dire che ringrazio questa maggioranza, anche una parte dell'opposizione, perché sono state discussioni molto, molto importanti in queste commissioni, anche abbastanza approfondite, sono venuti tecnici, c'è stato un confronto già prima dell'estate con i cittadini, per l'appunto di Tor Fiscale, e contiamo che possa andare avanti, e sarebbe il secondo print. C'è il secondo print su Roma. Tempo scaduto. Ho finito. Il primo ce l'abbiamo sempre mandato avanti noi con atto di risoluzione da parte di questo municipio. E il secondo anche. Si diceva quando parlavamo del print di Capannelle. Speriamo che il print di Tor Fiscale arrivi in consiglio. È arrivato in consiglio. Quindi voi non l'avete visto né in commissione né in consiglio. Noi l'abbiamo portato, c'è in tutte e due e lo stiamo anche votando. Grazie. Sì. Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Intanto ringrazio il consigliere capogruppo del Movimento 5 Stelle, il consigliere Guido, così se poi vuole replicare, perché diciamo, ci ha fatto questa lezione di politica, grazie veramente. Però ritorniamo un po' alla questione di merito, perché sono state fatte un po' di... una ricostruzione diciamo che non appartiene proprio alla realtà delle cose, con una premessa: il consigliere che mi ha preceduto non c'era, non c'ero neanche io nel 2012 quando è stata fatta dall'allora municipio nono e dall'amministrazione guidata dalla presidente Fantino, un lavoro che mi pare che alla fine anche questa amministrazione riconosce, perché la inserisce pienamente all'interno della sua discussione, riconoscendo quel lavoro di partecipazione fatto come un momento imprescindibile e un momento dal quale non si può assolutamente derogare. Tra l'altro però, e ci arriverò dopo perché citava sempre chi mi ha preceduto, le 49 opere che uscirono fuori da quel processo di partecipazione, quel processo di partecipazione si definisce lungo perché fu fatto con comitati, con territorio, con la cittadinanza, non due giorni che ci siamo visti in commissione, consigliere. Quindi la trasparenza non si fa con due riunioni di commissione, mi permetta. Però torniamo al merito, perché la questione è di merito e di metodo, quindi sto al metodo. Quel lavoro di partecipazione fatto dall'amministrazione Fantino vi è tanto piaciuto che l'avete sostanzialmente messo sul tavolo. Quell'impostazione di metodo è stato proprio il punto che ha fatto nella scorsa consigliatura, quindi quando io ero presente nel 2012, parliamo di due consigliature fa, diciamo le cose con precisione perché sennò si fa confusione, e invece con la supponenza e con l'arroganza si permette pure di dare delle lezioni che non aiutano la cittadinanza a capire. Nell'ultima consigliatura invece, quando ci occupammo veramente dei print, andammo proprio a
correggere una di quelle storture che lei stesso ha citato. Quindi mi fa piacere che prima non ci davate ragione e oggi invece ci date ragione. Quando non ci accontentavamo di avere una sola delibera di giunta che potesse portare avanti programmi integrati di così, diciamo, di rilievo così importante, tra l'altro l'unico strumento urbanistico che è nelle mani di un'amministrazione municipale, e quindi decidemmo attraverso la commissione famosa, tanto commissione print, quella che qualcuno ci ha ricordato qualche consiglio fa, che noi, diciamo, prendevamo dei gettoni di, diciamo, soldi pubblici in modo quasi rubandoli praticamente. In realtà in quella commissione noi cercavamo proprio di fare un lavoro di riordino e cercando di lasciare al Consiglio, che è l'organo rappresentativo del municipio, e quindi attraverso la votazione in Consiglio cercavamo di ricostruire un percorso che ovviamente si era interrotto. Quindi, diciamo, vi do io un merito, l'unico che forse avete, cioè avete fatto il passaggio in Consiglio. Poi non mi venite a dire che il passaggio in una commissione è sufficiente, perché per elaborare un piano che prevede 35 milioni ce ne vorrebbero n numero di lavori di commissione. Se voi ritenete che è sufficiente vederci due volte e discuterlo, io, diciamo, registro, ma non è detto che la velocità dell'azione sia altrettanto efficiente. Detto questo, c'è un punto che però manca. Quando parlate di trasparenza e di partecipazione, al di là di quello che fece qualcuno negli anni scorsi, delle 49 opere che appunto avete asciugato, e qui il tecnico del municipio ci spiegava come potevamo, diciamo, cercare di fare un lavoro di questo tipo, in realtà quell'asciugatura, come è stato ora detto, è avvenuto dal punto di vista tecnico. Quindi È una scelta politica aver detto quello va al primo, quello va al secondo, quello va al terzo. E allora, se è così coraggiosa questa amministrazione, quando io in commissione ho detto benissimo, quindi questo vorrà dire che noi ci troveremo nel piano delle opere pubbliche triennali prossimo e nel prossimo bilancio ci troveremo quei soldi che sono necessari per poter portare a casa tutte le opere pubbliche, se no questa è fuffa. E quando noi strillavamo la scorsa, ma voi non c'eravate, nessuno di voi c'era, e quindi vi invito sempre a studiare quando venite qui prima di accusare gli altri, quando cercavamo di rimettere in fila le cose e cercavamo di capire veramente per portare a casa dei risultati come si poteva veramente lavorare ad un programma urbanistico così importante che va a trasformare un tessuto così importante del nostro municipio, e non ci vuole la leggerezza, si manda al PAU e poi fa quello e poi fa quell'altro. C'è un piano regolatore, ci sono delle norme tecniche di attuazione, cioè non è che stiamo a giocare con l'urbanistica, come se fosse una filosofia, come ho detto in commissione, c'è quello, c'è quell'altro, poi mettiamo questo, poi vendiamo quell'altro, cioè la leggerezza con la quale si fanno le cose tante volte poi non trova un riscontro con la realtà. E quindi alla domanda, troveremo nel piano triennale delle opere pubbliche i finanziamenti previsti per questa cosa? Sì o no? La risposta non c'è stata. Quindi noi possiamo anche fare un lavoro, e ve ne do merito, perché è esattamente la stortura che noi ci eravamo anche presi l'onere e l'onore di poter fare, diciamo, all'interno della nostra precedente esperienza in questo Consiglio. Però poi bisogna essere pure concreti, e non perché le cose devono andare sempre, diciamo così, però uno ci prova, poi vedremo. No, ho fatto una battuta al presidente Rinaldi, ho detto: presidente, ma l'assemblea capitolina non si riunisce mai, ma noi come facciamo a sapere se questa roba viene portata a casa? Vabbè, noi glielo chiediamo. Certo, noi glielo chiediamo, meno male. Però no, quando ragioniamo sulle cose, primo, secondo, l'asciugatura o il processo di partecipazione lo facciamo sempre con la cittadinanza, oppure se ci sono invece delle scelte tecniche che vanno fatte, a questo punto se mettiamo tutti a lavorare sulle scelte tecniche, prima il consigliere Ciancio ha messo sul piatto un suggerimento intelligente, c'è una legge nuova sulla rigenerazione urbana, permettete che dal 2012 ad oggi qualche cosa è intervenuto?
possibilmente delle migliorie si possono apportare ad un programma integrato che probabilmente, diciamo, oggi può anche prevedere forse una cubatura che non è troppo, premia troppo il privato e poco il pubblico? Perché a chiacchiere possiamo dire tutti che noi abbiamo avvantaggiato il pubblico e non il privato, però come ha detto lei, se il privato non partecipa all'asilo non si fa. E allora, almeno dove possiamo intervenire, ribadisco, abbiamo le certezze da parte dell'amministrazione capitolina che questa cosa la portiamo veramente a casa? Perché poi leggevo l'altro giorno una dichiarazione da parte di un, mi dispiace che non c'è oggi tutta l'opposizione, però perché ha firmato la risoluzione, quindi è interessante, dice no, va bene questa risoluzione, però bisogna cambiare il percorso del print. Ma che vuol dire? O va bene o non va bene? Cioè, ma il pressappochismo con il quale si affrontano le cose tante volte è stucchevole. Per rivendicarcelo dicendo voi non parlate con i cittadini, noi ci parliamo, noi facciamo la cosa. Sì, ma le cose vanno fatte pure con un po' di criterio. Non è possibile. E ci mettiamo due mesi di più e va bene. Però è ovvio che dopo noi abbiamo la necessità, tra qualche mese, di vedere se effettivamente quello che voi chiedete oggi verrà fatto o meno, perché quando avremo il bilancio davanti e quando presenterete il piano delle opere pubbliche con tutte le opere strategiche che sono previste sul nostro municipio e che magari prevederebbero un finanziamento all'interno di quel piano, vedremo se quello che abbiamo o avete approvato oggi, che siamo alla metà di novembre, lo ritroviamo dentro i fatti, perché se non è così, forse con i cittadini ci dovete cominciare a parlare pure tempo voi. Tempo scaduto. Finisco. Forse con i cittadini ci dovete, e dovete cominciare a dirgli la verità. Quindi chiudo con una nota di merito. Grazie perché avete riportato la discussione in questo organismo che è quello rappresentativo. È esattamente quella stortura che noi avevamo cercato di correggere con quella commissione. Però, nel merito delle questioni dico stiamo attenti, perché non è semplice se alzare la mano, dire sono favorevole, bisogna avere quelle concretezze, quelle certezze che oggi solo la vostra amministrazione centrale vi può dare. Peccato non aver ricevuto quella rassicurazione nella discussione della commissione, l'ultima che c'è stata, o la penultima che c'è stata, perché avrebbe dato un valore in più a questo atto. Così purtroppo rimangono delle buone intenzioni che non sappiamo però se c'è un impegno effettivo della vostra maggioranza in Campidoglio. Grazie. Consigliere Guido, lei ha già parlato. Il fatto personale mi ha citato, mi ha anche detto, ci ha citato nome e cognome, Presidente. 3 minuti. Sì, no, per dire che apprezzo sicuramente la verve della capogruppo del Partito Democratico. I cittadini sono assolutamente informati, potete stare tranquilli su questo. C'è stato anche detto perché non avete fatto un altro percorso partecipato. Perché? C'è stato già fatto. Cioè, c'era Presidente Fantino, senza di voi. Però il lavoro col territorio già era stato fatto. Quindi che facciamo? Facciamo un altro percorso partecipato per c'è per altri 4 anni? Così questo non va mai avanti, ma cioè magari ci inventiamo una commissione sul print per questi altri 4 anni, così parliamo, c'è un po' del più e del meno, perché la commissione sul print, poi il risultato qual è stato? 0 print. Allora ditemi l'utilità di questa commissione sul print che avete fatto nella passata consigliatura, non c'è stata, perché il risultato sul territorio non c'è, è un dato di fatto. Ti scusi, le ho dato modo di replicare. Che avete creato voi. Ma speciale addirittura. Devo speciale. Richiamare Vitrotti? Non ha, non vorrei è, terminare. Ma Vitrotti non le è stata data la parola, sta facendo una replica di 3 minuti, per favore. Non è possibile. Chiamo, avanti. E chiudo, Presidente, perché sennò qua facciamo le pantomime. Allora, quando si è detto all'inizio di questa discussione che abbiamo portato l'atto in maniera repentina, a parte che l'atto stava in bozza in commissione, poteva essere modificato da tutti i commissari, cioè l'atto così è arrivato. Punto 1. Punto 2. Cioè, ma quale percorso, ma quale atto repentino? Cioè quest'atto qua, cioè il percorso di questo print è cominciato nel 2012. Cioè noi abbiamo portato a chiusura, cioè a parte pratica, speriamo,
no? Cioè, c'è un percorso che era già iniziato, che ha avuto, cioè, nei passati anni, una commissione speciale ad hoc che non ha portato risultati. Quindi grazie che ci date il merito di portare quest'atto in consiglio, perché dovete farlo voi. Interventi. Ci sono interventi? Consigliere Pompei. No, io volevo soltanto aggiungere questo, che per quanto riguarda la legge citata, quella sulla rigenerazione urbana, prevede certamente delle premialità in fatto di cubature, ma l'attuazione della stessa è purtroppo subordinata a provvedimenti attuativi del Comune che ancora non mi pare siano stati emanati. Quindi fare riferimento a quella legge mi pare che sia del tutto improprio, tutto qui, in questo momento. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono. Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. È stato detto che il Movimento 5 Stelle fa vedere che porta una serie di atti. Vi do un'informazione, uno degli strumenti della politica per impegnare e realizzare le cose sono gli atti politici. Negli anni passati il Movimento 5 Stelle non si è interessato. Un'altra informazione, il Movimento 5 Stelle negli anni passati era opposizione. Chi governava questo territorio era qualcun altro. Ci sono delle norme tecniche da seguire. Scusate, ma quest'atto non è che l'hanno scritto Pippo, Pluto e Paperino, l'abbiamo scritto noi insieme agli uffici tecnici, quindi di che cosa stiamo parlando? Bisogna essere concreti. Beh, questo è un esempio pratico del modo di lavorare di chi ci ha preceduto. Noi preferiamo confrontarci con quelli che sono i tecnici dei nostri uffici municipali e impegnare laddove non siamo noi, diciamo laddove noi non abbiamo le capacità di intervenire, di impegnare il nostro comune e quindi la giunta comunale e il consiglio comunale a realizzare quelle opere che per anni sono state utilizzate semplicemente come volantino per le elezioni. Noi vogliamo cercare di portarli a concretezza. Quindi questo è il percorso che noi, nella completa trasparenza e senza nessuna promessa, tranne quella che ci impegneremo al massimo delle nostre forze per portare avanti il percorso, questo è quello che noi possiamo assolutamente comunicare. Altri impegni non ne prendiamo come si faceva in precedenza. Grazie. Altri interventi? Allora, a questo punto, se non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Passerei a Cerquoni. Spero che dopo di me non ci sia nessuno, perché nessuno ha alzato la mano. Comunque Fratelli d'Italia si asterrà in questa pantomima generale e al motivo l'astensione nei 3 minuti che mi rimangono. Fratelli d'Italia si astiene per i seguenti motivi. A, perché abbiamo visto un atteggiamento sconvolgente da parte delle forze politiche, in questo caso non più movimenti, in cui una politica dà la colpa all'altra, poi ci si ridà la colpa, siamo più bravi noi, più trasparenti, non lo eravamo noi. Poi qualcuno del Movimento 5 Stelle addirittura ha detto che hanno basato il lavoro portato attualmente sul lavoro fatto dall'ex presidente Fantino, che era comunque un buon lavoro che era stato fatto. Quindi poi si ritorna indietro e si elogia di nuovo la presidente Fantino, che a nostro dire, e anche come le potrà ben testimoniare la presidente Lozzi nonché Coglia, eravamo sugli stessi scranni dall'altra parte a fare una forte opposizione. Poi dopodiché interviene un altro consigliere che ci dice sulla legge di rigenerazione urbana, beh, in effetti si poteva fare qualcosa, però il comune, cioè 5 Stelle, quindi la Raggi, non ha ancora posto in essere gli atti attuativi della legge di rigenerazione urbana. Cioè noi rischiamo, e questo è il problema che ci si è posto, siamo anche d'accordo sull'asilo, siamo d'accordo su tutto, abbiamo sentito, ma rischiamo effettivamente che tra 2 mesi ci rendiamo conto che quello che oggi abbiamo approvato per la normativa oggi in vigore, che è uscita a luglio, quella della legge di rigenerazione urbana, sia un atto vecchio. E questa è la preoccupazione principale che oggi Fratelli d'Italia espone anche alla maggioranza.
E potrebbe esserlo, perché se dopo domani o tra un mese il Comune di Roma decide di emanare gli atti attuativi della legge regionale, allora a quel punto avremmo potuto fare altro che attualmente, per dei ritardi che ci sono stati presso il Comune di Roma, dove Fratelli d'Italia non è forza di maggioranza, anzi è forza di opposizione e quindi anzi spinge per questi atti attuativi, non possono essere fatti. Per questi motivi ci sembra abbastanza allucinante oggi votare un atto che parte da quattro anni fa, che oggi risulta quasi obsoleto e che pretendiamo invece di discutere chi è più trasparente, chi è meno trasparente, chi ha fatto meglio, se c'è stata la commissione print, se non c'è stata, quello che è successo prima, senza guardare avanti, perché noi oggi in questo municipio non abbiamo parlato del futuro, abbiamo esclusivamente parlato per mezz'ora di quello che è stato e i cittadini sono stanchi di questo, quindi non ci stiamo abbassando a questo teatrino. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotti. Presidente, lei ormai lo saprà, il Partito Democratico ormai sono mesi che non vota atti per una problema di legittimità, però io sono a questo punto a chiederle, a farle anche un appello come gruppo, se può magari chiedere al Presidente dell'Assemblea Capitolina per quale motivo non va in aula il regolamento, le proposte di regolamento dello statuto di Roma Capitale, che nel nostro municipio sono passate forse 6 o 7 mesi fa. L'approvazione definitiva in aula consiliare, diciamo, ovviamente in Assemblea Capitolina, metterebbe fine a questa storia, quindi le chiedo anche se può fare capire, insomma, attraverso il suo presidente. Sì, questo non è esattamente nella dichiarazione di voto, ma ho capito il messaggio. No, è una parte della motivazione per la quale noi, come al solito, pur presenti in aula, non partecipiamo al voto, però è contestualmente anche, a proposito di concretezza, anche magari capire per quale motivo l'Assemblea Capitolina non porta all'ordine del giorno dei suoi lavori appunto il regolamento per lo statuto che noi invece abbiamo approvato diversi mesi fa. Quindi, suggerisco un'interrogazione dal vostro gruppo consigliare alla... no, in realtà, diciamo, noi piuttosto che a me, diciamo, voglio dire, non era un'interrogazione, era, diciamo, relativo anche a quanti solleciti. Allora, penso che stiamo andando veramente fuori tema. Invece non è fuori tema, però sì, questo lo decide lei. Il gruppo e il Partito Democratico. Sì, lo dico io. Quindi il gruppo del Partito Democratico, fatto, diciamo, questa premessa e quindi non avendo ancora una chiusura finale rispetto a quella quanto abbiamo sollecitato, non parteciperemo al voto pur presenti in aula. Grazie. Consigliere Guido. Grazie Presidente, noi voteremo, cioè, ovviamente a favore, che a proposito c'è di arroganza, una consigliera che si arroga cioè il diritto di assumere le decisioni al posto della Presidente del Consiglio, è fantastico. Va bene, per quanto riguarda invece la motivazione rispetto alla quale voteremo a favore, beh, già l'abbiamo detto ampiamente, in realtà non mi dilungo molto, solo due note. Questo è un atto. Gli atti servono per fare cose nel futuro, consigliere Cercuoli, no? Per fare cose nel passato. Quindi questo qua è il futuro. Consigliera Cercuoni. Questo qua è il futuro. Ho capito, eh? Ma quando sarà il momento? In questo momento lasciate parlare. Allora, questo qua è il futuro. Poi altra cosa, questo è un atto di indirizzo che inviamo direttamente al Dipartimento PAU. Cioè, noi municipi abbiamo un rapporto diretto col Dipartimento PAU, questo stampatevelo, va bene? Cioè, detto questo, non mi dilungo, cioè, peraltro, Presidente, perché è già stato detto tutto, anche una parte dell'opposizione ha votato l'atto, siamo contenti di questo, perché una parte dell'opposizione invece ha gli occhi aperti e guarda nel futuro per fare le cose pratiche. Grazie. La votazione. Scusi, per fatto personale mi ha nominato il Presidente. Vada. Lo so, mi dispiace. Scusate, però... se lo do uno, lo dà l'altro. Vada. No, io so benissimo cosa significa fare un atto. Il problema è di quello di cui parliamo. Cioè, noi in questa, lo rispiego, forse non sono stata chiara. Fratelli d'Italia si è astenuta perché attualmente, con le carte alla mano, prevedendo quello che dovremo fare in futuro,
sono sopraggiunte nuove leggi e mancano degli atti del comune, come ha ben riferito un consigliere di maggioranza, quindi non l'opposizione, la maggioranza l'ha dichiarato in aula davanti alle telecamere. Questo significa che l'atto che noi oggi stiamo facendo e votando rischia di essere obsoleto, vecchio, non so come dirlo in altri termini, per quando dovremo realizzare gli interventi, perché è sopraggiunta una nuova legge, quindi una nuova normativa che dà ulteriori possibilità. Il rischio è questo, quindi a questo botta e risposta, chi è meglio, chi non è meglio, chi è trasparente tra PD e 5 Stelle, Fratelli d'Italia non si vuole immischiare in una cosa che guarda al passato, perché chi è meglio, chi è peggio, chi l'ha fatto bene e chi l'ha fatto male, vecchie commissioni print, non ci interessano, vogliamo guardare al futuro, e guardando al futuro rischiamo che questo atto sia un atto vecchio, punto. Basta. Allora, direi di andare avanti con le votazioni. Favorevoli. Contrari, c'è qualche microfono acceso? Contrari. Astenuti. Ci sono 13 voti favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti e 3 non partecipanti al voto. L'atto è approvato. Allora, io chiedo se possibile alla mia vicepresidente, la consigliera dichiara di sostituirmi, ho un impegno urgente per cui chiedo di assentarmi. Facciamo subito il cambio. Siete 12. Posto? Allora, procediamo con il terzo punto all'ordine dei lavori, proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Candigliota, Tripputi, Lazzari, Zitoli, Ariano, La Zazzera, Rinaldi, Guido, avente ad oggetto proposta di abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali. Per quanto riguarda questa proposta, si richiede di apportare le seguenti modifiche alla risoluzione, nell'impegno subito dopo che le presenti disposizioni sostituire assumano valore retroattivo con vengano man mano estese a tutte le attività commerciali già in essere. Allora, il relatore, prego, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, tempo fa ho iniziato un percorso insieme a tutti i miei colleghi, dove di fatto andavamo a lavorare su un tema molto importante, per cui ho
sentito la necessità di capire il tipo di problematica. Quindi sono uscito insieme a delle persone con disabilità e per capire quali erano le problematiche reali che affrontavano sul territorio. Ovviamente non vi sto a dire qua sicuramente le varie problematiche, che sono talmente tante che quello che a volte per noi è scontato per loro non lo è. Quindi diciamo così, io l'ho chiamata 100 problematiche, perché effettivamente così sono. E allora si è pensato di cominciare un percorso che spero, e questo già l'avevo detto anche nella commissione, di questo è un primo passo che noi facciamo, ma il prossimo passo vorremmo farlo tutti insieme con anche l'opposizione, magari preparandole anche insieme, perché credo che su questo argomento non ci debba essere politica. E l'abbattimento delle barriere architettoniche è fondamentale e ormai anche necessario, non si può procrastinare ulteriormente, in quanto già nel tempo purtroppo determinate situazioni sono andate anche in deterioramento, quindi parliamo delle strade, a volte fatto diciamo importante che noi non consideriamo è che ci si incastra anche la carrozzina magari dentro le buche, o magari quello che per noi è un San Pietrino, per loro è fondamentale invece, non si incastra proprio la carrozzina. Faccio un esempio stupido, ma ce ne sono tanti, dagli orari dei mezzi che vanno adeguati comunque a persone con disabilità. Ora, il problema, la cosa che noi abbiamo valutato era cominciare con un discorso riguardante le attività commerciali, una cosa molto banale per noi ma che poi all'atto pratico invece è molto complessa per chi si trova su una carrozzina. Quello che per noi sono 10 centimetri di scalino, per loro sono uno scoglio insormontabile. La realtà è questa, e a volte non pensiamo che magari con un minimo, perché allo stato attuale oggi per alcune attività, ad esempio ristorazione, viene imposto di fare il bagno disabile, però poi non gli si dà la possibilità di entrare dentro la stessa attività commerciale, e che ha un costo veramente ridicolo, perché se andiamo a vedere una pedanina removibile sarà intorno ai 50 euro, insomma, quindi dai 50 ai 60, poi ovviamente dipende dal tipo di materiale e dalle varie tipologie, però questo non può limitare l'uso di la fruibilità all'area commerciale da parte di un cittadino, perché i diritti d'uguaglianza sono fondamentali. E sono citati anche gli articoli della Costituzione e anche lo stesso diciamo decreto ministeriale, parliamo della delibera di giunta regionale, la 424, e questo secondo me è fondamentale per capire che un cittadino debba essere trattato con uguaglianza, a prescindere dallo status sociale in cui si trova. Anche una fondamentale diciamo attenzione dobbiamo portarla per cominciare un percorso che sia idoneo affinché si possa veramente andare a lavorare sull'abbattimento di tutte le barriere architettoniche. Io questo,
e qui lo ribadisco come già anche in commissione, è un percorso che io vorrei fare con l'opposizione, questo è un primo passo, ma vorrei farlo veramente con l'opposizione levando i colori politici. Vorrei necessariamente cominciare un percorso che sia produttivo e per questo, con questo primo passo, noi di fatto chiediamo che che vengano messe in atto tutte le azioni utili a garantire che si ottemperi alla delibera di Giunta della Regione Lazio del 27 del 2001, la 424, e del decreto ministeriale 236 dell'89 e si intervenga presso la ASL di appartenenza con lo scopo di ottenere un ampliamento in relazione alle accessibilità delle aree commerciali mediante apposita pedana o scivolo fisso o removibile e campanello di chiamata. Ora, una cosa fondamentale è che voglio fare una citazione perché è fondamentale anche per questo, a titolo esemplificativo, che nel comune di Milano con la delibera 27 del 2014 è già stato applicato un provvedimento che recita, e cito testualmente, tutte le attività di tipo commerciale, ricettivo, culturale, sportivo e per lo spettacolo aperte al pubblico che non presentino un ingresso accessibile sono tenute entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento a dotarsi di una soluzione provvisoria per garantire l'accesso alle persone con disabilità con scivoli mobili o altra soluzione e campanello di chiamata, visibilità condizionata. Credo che abbiano fatto una buona cosa e qui sappiamo bene che questa è stata fatta a Milano, realizzata, cioè proposta dall'associazione, ma comunque realizzata dal Comune di Milano. Quindi diamo atto che una cosa fatta bene va, secondo me, replicata. Quindi io prendo proprio questo spunto per cominciare un percorso che sia fondamentale e di risoluzione sul territorio. Grazie. Grazie consigliere. Al posto del consigliere Carlone, scrutatore, nomino la consigliera Cerconi. Grazie. Allora, altri interventi? Prego. Grazie Presidente, ringrazio anche il relatore di questa risoluzione e proverò anche ad entrare nel merito delle cose che ha detto, perché senza dubbio la filosofia e l'intenzione che è alla base di questo ragionamento è una filosofia comune a tutte le parti politiche, tant'è che appunto viene citata anche una delibera di giunta della Regione Lazio del 2001. Su questo però permettetemi, diciamo, per non fare solo retorica, di entrare nel merito di due questioni specifiche. Il Partito Democratico chiaramente non solo è disponibile ma è assolutamente favorevole ad iniziare un percorso comune rispetto all'accessibilità delle strutture pubbliche e private del nostro territorio, ma proprio a questo proposito, dato che alla base di questa risoluzione viene citata la delibera di giunta 424 del 2001 che disciplina l'accessibilità di edifici sia pubblici che privati, io penso che iniziare questo percorso a partire dagli esercizi commerciali non è la cosa migliore che noi potessimo fare, perché se noi vogliamo dare un messaggio chiaro dobbiamo anche dare l'esempio e forse dobbiamo cominciare a partire dagli edifici pubblici, soprattutto quelli di competenza del municipio, per poi arrivare a quelli del comune, che ad oggi, come sappiamo, non tutti garantiscono l'accessibilità alle persone diversamente abili. Penso alle sedi del municipio, sulle quali ancora da questo punto di vista c'è da lavorare, penso alle scuole, penso ai centri anziani, penso al patrimonio pubblico
di competenza municipale, penso ad alcuni luoghi di cultura e di spettacolo di questo municipio, e quindi io credo che su questo noi dovremmo fare una riflessione più ampia. Io credo che i cittadini si aspettano che le istituzioni comincino innanzitutto da se stessi. Io penso che i commercianti, che giustamente devono, ma già adesso dovrebbero conformarsi alla normativa vigente, si aspettino che il municipio cominci dalle proprie sedi, dai luoghi pubblici. Invece stiamo in qualche modo individuando bene il problema, ma stiamo scaricando la responsabilità su altri, e quindi questo è il primo appunto che come Partito Democratico ci sentiamo di fare. Se questo deve essere un percorso comune, noi crediamo che debba essere un percorso più ampio e appunto che coinvolga tutte le commissioni, perché è un lavoro assolutamente trasversale rispetto a quello che è il tema dell'accessibilità ai luoghi nel settimo municipio e nella città di Roma. Quindi sinceramente da questo punto di vista, ripeto, c'è un'intenzione positiva, ma noi non siamo d'accordo nel cominciare da questo punto di vista dal commercio. Facciamo una risoluzione complessiva, facciamo degli atti che impegnano la nostra giunta a cominciare dagli edifici di competenza del municipio, troviamo le risorse nel bilancio municipale per fare queste cose, perché se no appunto anche su questo facciamo buonismo e filosofia e poi non riusciamo realmente a risolvere i problemi. La seconda cosa, non voglio dire le cose in modo polemico, semplicemente per fare appunto come dite voi un po' di per alzare i decibel in questa sala, perché penso sinceramente che sia un tema importante, ma come al solito mi sembra che venga affrontato solo da un punto di vista, solo per dare un segnale fuori di qui che qualcosa si sta muovendo, ma che complessivamente non riesce secondo me a risolvere un problema. La seconda cosa, perché dico la verità, io non conoscevo questa delibera della giunta regionale del 2001 e chiaramente sono andata a studiarla in questa occasione. La delibera di giunta dice alcune cose importanti. La prima è chi è che deve ottemperare al rispetto di questa normativa relativamente all'accessibilità dei luoghi? Nessun altro se non i comuni, e quindi in questo caso è il comune di Roma, presente, passato e futuro, ma sempre l'amministrazione comunale di Roma che deve fare rispettare queste regole, perché viene specificato in questa stessa delibera di giunta che voi citate come alla base di questo ragionamento, viene precisato che spetta alle amministrazioni comunali la verifica sull'agibilità, sulla destinazione d'uso, sulla normativa edilizia e urbanistica, e solo dopo all'ASL il parere igienico-sanitario. E questa cosa viene anche rafforzata da un decreto del Presidente della Repubblica del 94 addirittura, che specifica DPR, sì, che specifica che si attribuisce alle sole, cioè viene proprio detto alle sole amministrazioni comunali e quindi non anche alle ASL, il giudizio di abitabilità anche per accertare la conformità urbanistico edilizia. E in terza battuta questa normativa, che appunto è molto complessa, negli ultimi articoli esplicita, io lo voglio leggere perché penso che sia interessante: alla luce di quanto sopra si invitano le amministrazioni a mettere in atto ogni opportuna disposizione per il rispetto delle norme in argomento. Quindi noi in realtà con questa risoluzione non ci stiamo inventando niente, stiamo chiedendo all'amministrazione comunale di Roma, che in questo momento evidentemente è inadempiente su questo tema, di fare rispettare delle disposizioni non solo già previste ma vigenti. In questo momento noi stiamo chiedendo all'amministrazione comunale di fare una cosa che è già nelle sue competenze. Per questo noi crediamo che sia necessario un ragionamento più complessivo, perché sennò potremmo fare una risoluzione per qualsiasi argomento sul cui l'amministrazione comunale non è
non ottempera. Allora facciamo piuttosto un tavolo con l'amministrazione comunale di Roma, con gli uffici preposti del dipartimento, per capire perché non si riesce a fare rispettare una normativa vigente, che sicuramente non è un problema di intenzioni, ma è un problema burocratico, è un problema giuridico, è un problema relativo al patrimonio pubblico e privato che è vetusto rispetto alle normative intervenute nel frattempo. Però non limitiamoci a dire che mentre noi continuiamo ad avere edifici pubblici in cui i disabili non possono entrare, sale dei consigli municipali di Roma in cui bisogna faticare, ingressi delle scuole che non sempre garantiscono l'accesso ai ragazzi disabili, centri anziani che ad oggi non sono a norma, non diciamo solamente ai titolari di attività commerciali che si devono conformare ad una normativa vigente sulla quale dovrebbe, ripeto, controllare il Comune di Roma e quindi noi, nessun altro, e apriamo un tavolo su questo per capire quali sono effettivamente le capacità di questo municipio per dare un segnale forte e importante a partire da ciò che è di nostra competenza. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliera Tripodi. Grazie Presidente, consiglieri. Io volevo solamente ribadire un concetto. Noi del Movimento 5 Stelle, anche durante la campagna elettorale passata, abbiamo sdoganato la parola comunità. Perché? Perché i cittadini non sono divisi a compartimenti stagno, fanno parte di una comunità. L'articolo 3 della Costituzione ce lo dice chiaramente, siamo tutti uguali. Il discorso delle normative che sono state varate, che sono state promulgate addirittura, come si diceva appunto, di leggi nazionali, leggi regionali, parliamo della 104 che tanto conosciamo ma che in pratica racchiude anche altre tematiche e suddivide la parte pubblica dalla parte privata. Questa iniziativa, con questa proposta di risoluzione, non è che si vuole risolvere tutti i problemi, è solamente un piccolo passo per avanzare in quel processo che addirittura partì dal 2009 con una delibera di giunta e un processo partecipativo proprio per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel 2010. Ora io mi chiedo, dal 2010 fino a questa consigliatura, che cosa è stato fatto? Anche perché, sempre inerente alla parte commerciale, ogni esercizio commerciale dovrebbe già in progetto presentare quelle strutture, quelle modifiche appunto per agevolare anche quelle persone che hanno delle difficoltà motorie, sempre riguardando all'articolo 3 della Costituzione che dice che siamo tutti uguali. L'integrazione sociale della persona disabile passa attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, altrimenti stiamo parlando solo di fuffa, non stiamo dicendo niente di importante. Quando parliamo di comunità, quando parliamo di integrazione, dobbiamo pensare che anche chi si trova indietro, chi ha difficoltà, chi ha dei problemi a livello sociale, a livello di salute, anche lì noi dobbiamo tutelare queste persone. Quelle persone devono essere integrate nella comunità e devono vivere esattamente come viviamo noi. Quello che diceva il consigliere Candigliota, io lo sto provando quotidianamente con dei problemi che ho familiari e vi posso garantire che piccole cose che a noi sembrano insignificanti, per me sono diventate veramente delle montagne. Quindi anche per andare a fare semplicemente un po' di spesa, andarsi a comprare un maglione, una persona che porta una carrozzina
non ce la fa. Deve chiedere sempre il piacere a qualcuno se l'aiuta a affrontare appunto quell'ostacolo, che è il gradino. Ripeto, gradino di 10-15 centimetri può essere una montagna. Quindi con questa proposta di risoluzione noi non vogliamo risolvere tutto il problema, è semplicemente un piccolo passo per dire ok, fino adesso non è stato fatto niente, perché da che mi risulta sugli esercizi commerciali non sono stati fatti controlli, non sono stati fatti dei sopralluoghi. Quindi quando presentano un progetto, no, per aprire un esercizio commerciale, bisogna controllare anche che ci siano questi tipi di modifiche. Ce lo dice la 104, non ci stiamo inventando nulla. E ribadisco che non sono delle iniziative atte ad avere consensi, eccetera. È semplicemente mettere in pratica quello che dice la Costituzione, cioè tutti i cittadini hanno diritto di vivere integrati nella comunità, nella società, senza discriminazioni. Nessuno deve rimanere indietro, assolutamente. Grazie. Altri interventi? La consigliera Cerconi? Poi. Sì, intervengo solo per alcune cose, perché io credo che non serva necessariamente ogni volta che si interviene far presente allora perché il Movimento 5 Stelle, noi il termine comunità, lo utilizziamo da 100 anni anche noi dei Fratelli d'Italia, ma non è che tutte le volte venga a dire qui quanto siamo più belli e più bravi. Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di un argomento serio. E io sono stata in commissione e mi trovo generalmente in assoluto d'accordo con questo, ma ho fatto presente per esempio quello che anche la consigliera Biondo faceva presente, cioè non scaricare sulle attività commerciali che oggi vivono un momento anche di difficoltà l'onere di prevedere e di fare degli interventi strutturali particolari. In più, dalla discussione che stiamo affrontando, in realtà il problema non è tanto attivarsi presso la sindaca, la giunta, affinché a seguito del rilascio di concessione vengano messe in atto tutte le azioni inutili, perché in realtà, come hanno fatto ben presente i consiglieri del Movimento 5 Stelle, quando si presenta un progetto è già necessario prevedere l'accesso per i disabili. E a tal proposito voglio leggere, per non essere per non ripeterlo, ma per utilizzare effettivamente le parole della legge, il decreto ministeriale lavori pubblici 236 dell'89, secondo il quale ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e o la visitabilità, dove per adattabilità si intende la possibilità di adattare facilmente e rapidamente l'immobile alle esigenze dell'utente disabile. Con questo voglio dire una cosa, che secondo me il problema da centrare non è il fatto di prevedere delle pedane, perché le pedane ci devono già essere. Il problema è il controllo che viene fatto sui progetti o sull'effettiva possibilità di accedervi. Cioè non è diciamo da oggi con questo atto il settimo municipio dichiara che tutti gli esercizi commerciali debbano avere la pedana, è già così. Il problema è che non essendoci controlli sufficienti per le sanzioni amministrative viene meno anche la possibilità del disabile di accedere ad uno spazio. Quindi secondo me, a parte il fatto, apro e chiudo parentesi, che ci sono state delle modifiche a questa proposta, io attualmente non le ho quella risoluzione, io attualmente non le ho e vorrei anche 5 minuti per poterle leggere, perché ogni volta ci ritroviamo, sì Presidente, Vicepresidente, il problema è il seguente, che noi ogni volta ci ritroviamo con un atto e poi in consiglio ci vengono portate delle modifiche. Come consiglieri noi studiamo sugli atti che ci vengono dati e ci vengono inviati dall'ufficio consiglio precisamente i giorni precedenti, quindi io vengo qui e mi trovo un testo che in realtà poi viene modificato, quindi anche per le modifiche bisogna prevedere almeno 5 minuti per farcele leggere, perché io sto discutendo magari un atto che ritengo anzi che sia un buon atto,
che però senza vedere, cioè senza avere le modifiche, quindi voglio capire, le discutiamo ora le modifiche, le discutiamo dopo? L'ho letta inizialmente la modifica, se vuole la rileggo, sì, non c'è no, problema. Va benissimo, no. Però cioè, anche per noi, per vedere se va bene sì, non sì. modificarlo, o ci date 5 minuti di tempo o le modifiche devono comunque essere mandate cioè, un po' prima. Perché noi ci troviamo ogni volta a dover, adesso perché è magari una stupidaggine, però in generale si tratta di modifiche più consistenti. Comunque al di là delle modifiche che vengono fatte, faccio già la dichiarazione perché Fratelli d'Italia si asterrà, ma non nel merito perché lo ritengo molto giusto. Avevo chiesto, avevo già parlato con il relatore del fatto eventualmente di trovare una copertura per quanto riguarda gli esercizi commerciali che pur presentando, cioè che non avevano in realtà presentato un progetto, o meglio che l'avevano presentato ma che non si erano adeguate poi alla normativa, ed eventualmente per quelle pedane, esempio l'occupazione di suolo pubblico diventerebbe un problema, l'occupazione di suolo pubblico rientra, quindi bisognerebbe pagare l'occupazione di suolo pubblico, sono degli interventi e comunque delle diciamo delle richieste economiche che noi facciamo agli operatori del settore. Secondo me in questo caso è la pubblica amministrazione, sono le istituzioni che devono intervenire anche per agevolare, per esempio dimezzando il costo dell'occupazione di suolo pubblico, piuttosto che agevolare magari con degli sconti, con degli incentivi, inventarci qualcosa di concreto anche per agevolare i commercianti. E in virtù di questo chiedere anche eventualmente di poter inserire, quindi di modificare se possibile la risoluzione, inserendo in realtà la parte che la parte principale, se noi vogliamo realizzare qualcosa, che è quella Marco del controllo. Perché in realtà noi possiamo richiedere tutto qua, possiamo prevedere tutto quanto, ma se poi noi effettivamente una cosa del genere la mettiamo in atto, ma non abbiamo un controllo efficace, non abbiamo un report dei controlli che vengono fatti, in realtà come è successo già adesso, rischiamo che il tutto sia inutile, perché effettivamente ad oggi purtroppo, e lo diceva bene anche la consigliera prima di me, oggi noi abbiamo una normativa, come vi ho letto, che ci impone l'accesso per i disabili, molti esercizi commerciali effettivamente non lo rispettano, ma noi dobbiamo prevedere un controllo su quegli esercizi che non lo rispettano e capire a che punto anche della situazione siamo, cioè di quanti esercizi si tratta, se possiamo dare un aiuto, un incentivo, insomma fare un discorso un po' più allargato. Per questo ci asterremo, fermo restando un lavoro che condivideremo, sono sicura, in commissione o anche fuori dalle commissioni, e che potremo portare avanti insieme tranquillamente, e Fratelli d'Italia è disponibile. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Ciancio. Sì, grazie Presidente. Prego. Lei è molto gentile e la ringrazio per la sua dolcezza nell'affrontare l'argomento. E volevo, io sono contento che abbia portato all'attenzione di quest'Aula un problema così importante. E naturalmente è stata elaborata, presuppongo, questa risoluzione nella Commissione Commercio, di cui ne fanno parte gli autorevoli consiglieri che mi hanno preceduto, e quindi di comunità si tratta, ma le comunità in tutte le direzioni. Quindi io quello che vorrei assolutamente dire e soffermarmi su questo è che i progetti attualmente devono essere molto molto vagliati per le barriere architettoniche, lo fanno di per sé, quindi le nuove ristrutturazioni. Consiglieri, cortesemente. Grazie. Scusate se cerco di. Grazie. Naturalmente i progetti devono essere ben disposti, con tutte le deroghe che ci stanno, deroghe possono essere varati, altrimenti c'è una validazione di tutti i progetti. Questo per quanto riguarda il nuovo. Allora, se noi veramente abbiamo a cuore il problema, quando nell'89 e negli anni in cui sono state emanate le leggi importanti sulle barriere architettoniche, contestualmente sono stati varati ma molti quattrini. E quindi io ricordo proprio il periodo in cui si facevano
i progetti per il superamento delle barriere architettoniche nelle scuole. Mo adesso stiamo parlando di esercizi commerciali. Stiamo parlando di quali esercizi commerciali che nell'impegno, diciamo, di si intervenga presso l'ASL, tutti. Allora, quindi tutti gli esercizi commerciali devono rispondere ai requisiti della normativa vigente. Mentre per i privati c'è la legge 13 che consente di avere dei contributi per superare le barriere architettoniche, per le attività commerciali io presuppongo che dovevano già farlo. Io non, nessuna attività commerciale che è in essere, che conosco sul territorio, nuova, deve avere un progetto per il superamento delle barriere architettoniche o l'adattabilità. Cioè si devono adattare tutti gli spazi al superamento delle barriere architettoniche. Quindi in questa risoluzione io mi auguro che nelle commissioni che farete, o sarà la commissione scuola, guardiamo un attimo, facciamo un focus sulle scuole, perché partire da risorse finanziarie come il governo nazionale, poi la regione Lazio ha predisposto dei finanziamenti per l'antincendio, io ritengo che per le scuole si dovrà avere in futuro un capitolo che riguardi le barriere architettoniche. Anche per l'aspetto commerciale, quindi il Dipartimento delle Politiche Commerciali dovrà, come dire, intanto valutare tutto quello che esce di nuovo, e qui abbiamo edifici, centri commerciali che sono nati dopo tutta la normativa vigente, quindi devono rispondere tout court alle normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Per quel preesistente, ricordiamo sempre che la legge deve obbligare anche gli esercizi che hanno una concessione antica di rimettersi a posto, ma dove non ci sono le condizioni, quale deroghe si potranno attuare? Cioè immaginiamo, ad esempio, io immagino il nostro municipio che è un edificio pubblico, arriva un carrozzato all'ultimo piano, lo portiamo con ascensore, dopo le 7 non c'è nessuno che lo può più trasportare, ma da dove scende? Cioè noi abbiamo i problemi in casa. Cioè, se non c'è nessuno, dico, che si trova da solo, che non lo può aiutare, ci troviamo in delle condizioni. Questo nelle scuole, questo succede nel nostro municipio. Ora, rivolgere l'attenzione all'aspetto commerciale, un passo positivo l'ha fatta la Commissione, però ritengo che il lavoro che si dovrà fare è, come dire, ad ampio raggio sugli edifici pubblici in primis. E quindi io partirei dagli uffici pubblici, scuole, quindi... I mercati, beh, sono stati fatti dopo la legge sulle barriere architettoniche, dovevano averle. Allora analizziamo dove e quando puntualmente, e le risorse economiche e finanziarie devono per 5 anni privilegiare questo aspetto. E sono d'accordo, perché basta guardarsi in giro, vi ricordate i telefonini dove i telefoni non raggiungevano, sono state fatte campagne intere per il superamento delle barriere architettoniche. Non è che una risoluzione in cui si impegna presso la ASL di appartenenza con lo scopo di ottenere un ampliamento in relazione all'accessibilità. Io questo passaggio non l'ho capito, mentre il fatto di tutte le azioni utili a garantire lo capisco benissimo, non capisco le ultime 4 righe, che cosa, forse perché non sono stato in commissione. Però il buon senso, non ho capito a che cosa è riferito all'ASL, perché l'ASL ha lo scopo di ottenere un ampliamento in relazione all'accessibilità di aree commerciali mediante apposita pedonocivo, cioè vuol dire che può ampliare l'attività commerciale. Io penso invece che deve essere tout court rispettata i 2 passi precedenti, quelle delle 2 direttive, decreto ministeriale e legge sulle barriere architettoniche. Io sono contro le rampe che vengono messe nei marciapiedi per superare le barriere architettoniche, dove sì, dove no. Ci sono tecnici che dicono di sì alla pedana per il bar e quindi sale, potrei fare nome e cognome, e ci sono posti dove da tanto tempo cercano di far superare le barriere architettoniche e per 10 centimetri non hanno il nulla osta per il superamento delle barriere architettoniche. Allora, quindi
andiamoci piano con le cose appiccicatrici. Io sono per le soluzioni corrette e congruenti dove funzionano sempre, perché la rampa che supera l'8% non sta né in cielo né in terra. Se lo liberiamo vola il disabile su una rampa, invece la rampa deve essere dell'8%, quindi mi riferisco anche al centro commerciale Appio Primo era prevista una rampa, abbiamo visto, non so se era nella commissione commercio, questa rampa con una fortissima pendenza su via Cesare Barone, è stato modificato perché la rampa deve essere di pendenza lieve. Quindi grazie ai commissari della Commissione Commercio che hanno questa sensibilità a portare questo tema, io lo trasferirei tout court subito sui temi della scuola e gli edifici pubblici che vediamo comunemente ogni giorno dappertutto, iniziando dal municipio. Grazie. Altri interventi? Bene, passiamo alla dichiarazione di voto. Ce ne sono? Prego. Sì, prego. Sì, chiusura, va bene. Grazie, Presidente. No, per chiarire un po' di cose che credo forse che mi sono appuntato vadano forse chiarite meglio, anche perché, ripeto, non voglio entrare nella polemica politica, non mi interessa per questo argomento, quindi è ovvio, entrare su questo potrei rispondere in tanti modi politicamente, ma non sto qui a farlo perché non mi interessa l'attacco politico in questo frangente per questo tipo di situazione. Sottolineerò invece determinati dubbi espressi che magari, ecco, si chiedeva perché questa e non le altre, magari perché vedete, quando voi pensate che magari un qualcosa sia molto scontato, faccio un esempio, per loro non lo è. Nel tragitto di quei 100 metri è stata una delle cose evidenziate di primaria importanza, perché faccio un esempio, anche andare a fare la spesa, che è fondamentale per il sostentamento umano, è forse più necessario di andare presso un ufficio pubblico, perché è un sostentamento, quindi io credo che abbia lo stesso valore, se non altro, no? Quindi un'attività commerciale, a parte io sono vicepresidente della Commissione Commercio, se vedo in questo frangente porto questo tipo di problematica in quanto sono vicepresidente, ma non solo, il sostentamento è fondamentale, quindi faccio un esempio, mi facevano un esempio, ecco, noi dobbiamo andare a fare la spesa, come facciamo? Oppure c'è la rampa, faccio un esempio, ma è troppo ripida. E dice, io quando devo salire devo fare zig zag, e quindi è una grossa problematica per me, figuriamoci, io sono giovane, figuriamoci una persona anziana, non solo, figuriamoci se ho anche la spesa. Quindi l'attività commerciale è fondamentale per coloro che devono fare una spesa di sostentamento. Quindi non lo metterei proprio come in secondo piano, per loro invece è fondamentale, me l'hanno più volte ribadito, e poi da qualche parte dovevamo cominciare, no? Sicuramente ho detto, è un percorso condiviso, che spero sarà condiviso e che andrà anche oltre. Un'altra cosa, lo scarico sulle attività, realmente non è questo lo scarico, perché non stiamo chiedendo una costruzione, stiamo chiedendo una pedanina, che anche a Milano è stata chiesta, non vedo qual è stata la problematica, anzi sentendo alcune attività mi hanno detto è giustissimo. Allora, quando si dice i controlli, ma i controlli non è il problema, perché vedete, la ASL controlla,
solamente che controlla quello che secondo loro ci sono dei progetti e quindi magari è il bagno disabile. Però non essendo costruito, cioè non bisogna costruire la pedanina davanti, anche perché poi andiamo a incappare sulla 39 dell'occupazione suolo pubblico, quindi di fatto non si può fare una costruzione a meno che deve essere autorizzata e quindi e pagare comunque un'occupazione suolo pubblico. Ecco perché noi chiediamo invece una pedanina removibile, che uno arriva, fa la chiamata, arrivo, metto la pedanina e così rispondo anche al consigliere che non gli piacciono le pedane, non devono essere là in seduta stante ma devono essere posate e poi eventualmente rimosse. Oppure ci sono tante situazioni, c'è la soglia che si abbassa, poi però quella è un po' più onerosa, quindi dipende comunque a titolo personale. Quello che noi chiediamo è un minimo, parliamo di 50 euro di pedana, insomma, non mi sembra che, anzi forse per il bagno disabile voglio dire, si spende molto di più, quindi voglio dire 50 euro di pedana è il minimo indispensabile, insomma, per la libertà delle persone. Quindi credo di aver risposto a tutti, se poi io sono disponibile anche a ulteriori chiarimenti, non ho questo tipo di problematiche, ho già anche in commissione spiegato tutte le varie proposte e spero di aver chiarito, insomma, tutti quanti i vostri dubbi, se non altro solamente solo per risolvere un grosso problema, uno dei tanti che andremo a risolvere. Grazie. La dichiarazione di voto. Nessuno? Okay. Ecco, cortesemente rientriamo per la votazione. Grazie. Bene, passiamo alla votazione. Sostituiamo di nuovo lo scrutatore con la consigliera Vidrotti al posto della consigliera Cerconi. Allora, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Approvato con 12 voti favorevoli, presenti 16, contrari nessuno, astenuti nessuno. I consiglieri... Allora, pur presenti in aula, i consiglieri Ciancio, Vidrotti e Biondo non partecipano al voto. Chiudiamo qui la seduta, grazie. Sì, ho detto la sua. L'ora?